Noi siamo venuti a Lucca a fare una serata. Nuovo acquisto. Contento. Ora in posizione dei miei Odmi. Come si dice? Come si chiama? Mi? Odmi. Ecco. La seconda uscita è l'Odmi, quindi si pare che non poteva avere un nuovo oggetto. E quindi nulla. Ora... Loki, discendente dei giganti, ma cresciuto per il tempo. Ecco. Giocatore imprevedibile, giocherà un ruolo decisivo nel destino del mondo. Bene. Yeah. E poi è stato tutto il dato mio destino. Esatto. Il mondo ma, mamma mia. Quindi, che cosa dovevo dire? Che mi ha fatto rissare. Famiglia e sogno mio. E nulla. E ora sì, siamo fatti aperitivo, siamo fatti una girata. E ci sono tutti questi lumini carini. Cioè, i carabinieri mi ammazzano. Tutti questi lumini carini e ora si torna a casa. Buongiorno, allora la giornata in realtà è cominciata stamattina, giustamente. Esattamente, siamo andati a fare una giratina al centro commerciale a Lucca, però è stato bravo Pisano, non ha comprato nulla. Buono, bravo, è stato molto bravo. E ora praticamente aiuto. Ora praticamente il discorso è questo, siamo una Fiorentina, un Pisano. La macchina lucchese tra Lucca e si sta andando a Livorno a fare una girata. Salvo! Guardate, questo è un video che c'ha gli occhiali nuovi, eh! Esatto, esatto, fatti ammirare, fatti vedere, oh, pallino! Sistema, questi nuovi Polaroid che trovate sul 21 Button, wow, wow, perfetto! Nuovo look per un casting, quindi eccoci, ecco, specifichiamo che io sono fidanzata, esatto, io sono fidanzata con la compagna. Allora intanto noi finiamo la nostra girata a Livorno e ora siamo arrivati a Marina di Pisa, stiamo a fare una girata, siamo in porto e ora si vede, probabilmente si va a prendere un gelato, bolli al porto, cosa da bere, boh, si vedrà, perché poi stasera andremo a fare una cosa molto molto figa che se ci riesce a portare la videocamera dentro voi vedrete. Allora qualcuno finché io riprendevo questo gelato non era contento. No, come la mamma, gliel'ho comprato io. Allora, noi siamo arrivati, stasera andiamo a fare una serata alle terme, qui a San Giuliano, terme. Praticamente abbiamo messo questo evento su Facebook, così che abbiamo detto, va bene, praticamente c'è tutto il percorso termale, eccetera, 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 con anche la musica, finger food, tipo aperitivo e così, a 45 euro, quindi top, pazzesco, perché queste sono anche terme molto belle, e anche Pisano qui, con me, che abita qui, non c'è mai stato, quindi si va a vedere. E quindi poi speriamo di poter riprendere qualcosa anche dentro, ma non si sa con precisione, quindi poi vedremo. E questo è il nostro spogliatoio, donne. Qui ci sono tutte le stanze per i trattamenti. Qui sempre altre stanze per i trattamenti. Questa è la toilette, ciao. Eccoci, mi sono delle porte, sono troppo borghesissime. Allora in pratica prima abbiamo fatto un buffet, abbiamo mangiato un po' di cena, 9:30 portano le cose salate e ora insieme a questo soggetto qui, eccolo, stiamo andando a vedere le altre piscine. Che stiamo andando prima dove c'è meno gente, comunque qui dentro è bellissimo. Qui c'è una piscina fantastica, è caldissima e l'acqua salata e si sta da Dio anche se si suda dentro.
ecco, allora, ciao Regis, questa laggiù è la piscina scoperta, riscaldata. Invece c'è una saunina, questa qui, 90 gradi, 90 gradi, boh, proviamoci da. Allora, questa è la fruttina, è arrivata, c'è Regis, delle ferme che prende la frutta. C'è tutto questo cartello di indicazioni dove in realtà c'è appunto ricevimento Selle, Barcelli secondo piano, ristorante De Lorena terzo piano, centro benessere spa, area termale, insomma fantastico, tutte le cose ci sono qui dentro. Questa praticamente è l'entrata che noi da San Giuliano si vede sempre e ci si chiede sempre che c'è dentro. E chi non lo sapesse, qui ci fanno ogni tanto anche delle radune speciali di macchine, fanno proprio un privé, fanno radune Ferrari, Mercedes, i poveri. Sì, sempre queste cose qui più o meno, gli anni. Allora, qui c'è tutta quest'area relax con le tisane, l'acqua e tutti i lettini. Allora, queste sono le nostre tisane, la mia è la tisana di Matteo e la sua è la tisana quella di Milizia. Hola, buongiorno, qui dalla radio a 2000 e da noi si sta andando a fare colazione in un post location misteriosa per me e quindi è strategicamente posizionato il navigatore in maniera che non lo possa vedere. Ah, avete spento ora? Ah, in realtà è spento, lol, fail, e nulla, ok, va bene, va bene, niente, quindi quando si arriva si svelerà il mistero. Eccoci, la nostra, aiuto sull'ombra, la nostra colazione con i saccottini al cioccolato per lui, il cornetto al pistacchio per me, il stupidino verde, il cappuccino al caffè macchiato e le Regis. Ciao. Oh, allora, oggi Regis mi ha portato in questo posto, la pasticceria Lorenzo, che è la pasticceria che ha vinto, mi pare, la sì, ha vinto di Cake Star. Infatti cercavo da fare niente zone... c'era qualche parte. Esatto, cioè, perché anche quando siamo andati a Firenze, a quella che, primo piano, a quella che l'aveva, che ha vinto la puntata di pasticceria di Firenze, c'era scritto qualche cosa. La seconda pasticceria stellata. Esatto, quindi noi... Noi siamo VIP, assolutamente. E nulla, quindi mi ha fatto una bella sorpresa e ora pian piano quando sono in macchina vi si racconta ieri sera. Appunto, ieri sera abbiamo fatto ovviamente questo, abbiamo partecipato a questo evento alle Terme di San Giuliano, in Valle di Pisa, che praticamente consisteva appunto un evento privato, esclusivo. Sì, forever apposta per noi. No, vabbè, però praticamente era a numero chiuso, quello sì. Esatto, sì, comunque aiuto. Bisognava prenotare e niente, quindi noi siamo andati venerdì a prenotare, abbiamo visto questo evento su Facebook e praticamente a 45 euro loro ti davano appunto questo aperitivo, cioè lì c'era scritto buffet con finger food e cose, frutta fresca eccetera. Comunque appunto anche lì ne si pensava, cioè affarini, cioè nel senso, voglio dire, bene o male sei alle Terme, c'è cioè entrare nell'acqua e tutto quanto, si pensava proprio crosticini, esatto. Piccolini, E oltre a questo sarà compreso anche comunque tutto un percorso benessere, le piscine, sauna, bagno, tutto quanto, cose. Quando arriviamo lì praticamente ci hanno portato, ci hanno diviso e hanno portato, vabbè, le nostre maschi femmine, e ci hanno praticamente mandare noi le donne a cambiarsi dalla parte, gli uomini invece a cambiarsi dall'altra, dall'altra parte della struttura e una volta cambiati praticamente ci hanno portato praticamente a, ci hanno spiegato, la signorina ha detto appunto delle terme, ci ha spiegato come si sarebbe prima svolta la serata e le varie piscine, le cose che c'erano a disposizione. E almeno per dove saranno le donne, ci hanno fatto fare un corridoio e dovrei aver ripreso qualcosa in realtà. E praticamente appunto c'era subito quest'area relax con le tisane, i lettini, tra la lettina classica, belli in monte e rilassante, proprio over the top. E poi
poi dopo di quello ovviamente appunto c'erano queste piscine bellissime, spettacolari, una piscina grande con anche un massaggio, cioè il pulsante e quindi quelli della pettina e del massaggio, sì. Poi c'erano altre due vasche, una ce l'ho fatta riprenderla, che era quella appunto quella più calda con l'acqua a 38 gradi, spettacolare, sembrava di essere, non lo so, i fusilli quando vengono cotti, i buoni, gli spaghetti, cioè veramente. Se a noi sarà fusilli. E bellissimo. E la, c'era anche una concentrazione di sale, mi pare, del 18%. E lì veramente c'è, cioè, stavi a mollo non più di 10 minuti, mi pare di 10 minuti, perché prima me la pasta per cuocere, perché sennò c'era una certa, si cominciava veramente a sudare dentro. Poi c'era un'altra vasca, purtroppo mi sa che non ce l'ho fatta riprenderla, dove c'era praticamente un mega idromassaggio con tutti i getto d'acqua enorme, cioè le nuvole di acqua idromassaggio lì dentro, e lì era a 34 gradi e in realtà comunque sarebbe stata calda, ma in confronto a il, quanto erano calde le altre due, questa sembrava ghiaccia, pazzesco. E proprio questo getto era talmente forte che, cioè, non ci stavi seriamente. Qui ci siamo, lol, siamo persi. E questo per quanto riguarda le piscine, diciamo, e le cose benessere della prima parte. Comunque vicino alle piscine c'era sempre una o due doccettine, insomma, per appunto per farsi la doccia prima di entrare nelle piscine. Poi dopo aver percorso tutto l'altro corridoio con le scale in giù, in qua e là, ovviamente si arrivava all'altra parte, l'altra ala appunto della struttura, dove c'era tutta questa sala con il buffet, che appunto in realtà, che in realtà appunto non era due tartine, due pizzettine, due panini di finger food, no no no, c'era un monte di cose, c'era proprio la pasta, il farro, il couscous, di tutto, addirittura poi, oltre vabbè alle tartine e le cose dell'aperitivo, addirittura poi dopo ci hanno portato, penso più o meno, ho chiesto alla signora più o meno quanto stavano, quanto appunto rimaneva aperto il buffet, anche per regolarsi su quando e come andare a fare le varie cose, le varie piscine eccetera, che parentesi non ha dato per niente noia, perché il fatto di aver mangiato, perché erano talmente calde quelle piscine che, cioè, non è più basta, sono già 4 gradi, sì, esatto. Sicché dopo di questo la signora ci ha detto no no, fino alle 9:30 stiamo le cose salate, dalle 9:30 cominciamo a portare la frutta e qualche dolcetto top. Sicché nel frattempo siamo andati a fare una piscina che era nella parte superiore della struttura, piscina esterna, e anche quella riscaldata, bellina e tutto, perché poi comunque si vedeva il cielo, le stelle, molto bella. E anche lì, no, lì nel massaggio non c'era, era solo piscina con acqua termale, comunque vabbè, sempre bella e rilassata, sempre bene. E lì sempre su questo piano, sarà stato, non so, insomma, sempre su questo piano qua, che comunque appunto era sul tetto questa piscina esterna, quindi comunque abbiamo una serie delle scale, sempre lì dalla parte opposta, tipo salendo le scale a sinistra piscina, a destra c'era una sauna. Si è provato a farla, con davanti tutta un'area relax, con anche le solite tisane c'erano giù, e si è provato a fare questa sauna, però aveva un 90 gradi, insomma era parecchio calda, e quindi magari rispetto a quella migliore della Smash, non è una che tipo era a 70 gradi, però c'aveva più umidità, sì, e dava più noia. Questa è a 90 gradi, però era un po' più secca, infatti ci stavi, sì. Io, come diceva lei, non è che mi dava tanto noia al corpo, è più, anche, più che altro alla faccia, che a respirare o all'occhio mi dava noia, ma per il resto dal collo giù stavo bene. E quindi poi alla fine, insomma, abbiamo deciso di uscire di lì, e invece sotto, sempre di questa, in quest'altra ala qui della sauna piscina esterna, scendendo le scale c'era anche il bagno turco, anche lì abbiamo provato, ma no, allucinante, siamo lì, non siamo neanche entrati, cioè abbiamo aperto la porta, mi sembra sì, sono tipo 60-70 gradi e poi lì c'è il 90% umidità, sì. Poi, come ultima cosa, accanto a dove c'era appunto il buffet, c'era un'altra vasca, sempre
su. Un pochino in realtà, perché sì, non era un getto così forte magari come gli altri, come quello c'era in quella piscina dove Diomano si portava via. E, era bellina, tutta molto azzurra, poi davvero. Era bellina, tutta azzurra, eccetera. L'unico problema è che a me personalmente non mi ispirava tanto. Beh, anche questa aveva davanti la sua area relax, con i lettini, faceva la doccia e tutto. Però c'era ovviamente questa vetrata che dava sul, come si chiama, sul buffet, sulla stanza dove c'era il buffet. E boh, sembrava, non lo so, di essere un acquario. Cioè, non era, insomma, tutti si vedono, se se li ammollo, insomma. Sembrava veramente di essere un acquario. Vuoi la tua privacy. Esatto. E dall'altra parte, sempre, della stanza del buffet, ecco, c'era un'altra stanzina, però era chiusa, con, penso fosse un pediluvio, però non sono sicura di questa cosa. E poi ci sarebbe stato, mi sembra aggiungendo 10 euro, ci sarebbe stato anche la grotta termale, la grotta sensoriale, che l'era. Insomma, c'era anche un'altra cosa, però ne si è detto no, via. Per ora, per questa volta, ci basta così. E comunque è stata un'esperienza fantastica. Anche perché mi sa che non l'ha presa adesso, no? Boh, non lo so. È stata un'esperienza veramente fantastica, bellissima, poi rilassantissima. Poi mi si è preso le tisane. Vabbè, una l'ha prima presa, quella la liberizza, poi faceva un po' cacare. Però, insomma, non era chissà che. Però, quell'altra, la tisana... Cioè, la tisana Morfeo, la mamma, le osine, cioè... roba pazzesca, roba che noi siamo usciti lì, eravamo veramente delle nuvole, cioè eravamo morbidi, eravamo davanti, no. Sì, qui siamo arrivati verso... No, indovinate! E insomma, e ora, visto che la pasticceria dove siamo andati a fare colazione era a Camaiore, pare, visto che comunque sarà vicini, sarà in zona, allora siamo venuti a fare una girata a Viareggio e ora penso si vada a vedere un po'... Allora, io sono tornata a casa finalmente dopo viaggio e tutto. E niente, per cui direi che questo videovlog può concludersi qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, sì, il mio pollice è sempre tantissimo. E noi ci vediamo al prossimo video.